Ciao ragazzi, sono Mystix, Audio Video Production. Oggi vi presento un accessorio per chitarra davvero molto molto interessante. Si tratta del Thimble Slide Maxim. Se vi interessano i contenuti di questo tipo, vi suggerisco di iscrivervi al mio canale YouTube, attivate sempre la campanellina per ricevere tutte quante le notifiche in tempo reale. Se volete supportare questo canale, c'è anche il link per la mia pagina Patreon, dove potrete trovare anche tutorial per mixaggio e mastering su Studio One. Seguitemi anche su Instagram, dove sarò molto più veloce a postare, a farvi vedere nuovi prodotti che mi mandano le aziende. Se vi ricordate, il Thimble Slide l'ho visto per la prima volta al NAMM 2020. Allora, innanzitutto è uno slide, ve lo faccio vedere, lo apro. È molto molto particolare, ha una forma un po' conica e ha praticamente una fessura sul davanti. Questa fessura vi permette di poter aggiustare la dimensione del vostro slide. Lo slide viene venduto in quattro diverse dimensioni. Leggendo qua sopra posso vedere che c'è la versione small, medium, large o extra large. Questa che ho io è la versione medium, perché ho le dita un po' piccoline, e poi me l'ha aggiustato direttamente lì al NAMM il tipo del Thimble Slide. Quindi si può benissimo aggiustare con una pinza e potete praticamente far aderire benissimo il Thimble Slide al vostro dito. Qual è la particolarità di questo slide differente dagli altri? Se vedete, appunto, è particolare come forma, non è una solita forma cilindrica. Questa forma particolare dello slide vi permette di fare due cose contemporaneamente: uno, di poter utilizzare lo slide sul manico quando volete, e di conseguenza potete arcuare il vostro dito per poter fare le vostre diteggiature. Come raccomandazione, secondo quello che c'è scritto anche sul sito, loro raccomandano di utilizzarlo sul terzo dito. Ora, terzo dito, da dove iniziano a contare? 1, 2, 3 o 1, 2 e 3? Io solitamente lo slide lo metto nell'annulare, quindi secondo me è il quarto dito, poi non lo so. Comunque è davvero molto molto pratico, è davvero una genialata, perché io posso ovviamente utilizzare lo slide per fare appunto i miei slide, ma di conseguenza posso anche arcuare le mie dita per poi andare a diteggiare, e di conseguenza posso tenere sempre lo slide al dito durante una canzone dove devo utilizzare lo slide. Secondo me è davvero davvero una genialata, ve l'avevo già detto durante il video del NAMM, perché è molto innovativa questa cosa, è proprio stata pensata bene. Una nota negativa, il problema è che si trova soltanto in America, molto difficile trovarlo in Europa. Sul sito è scritto che il rivenditore europeo è Thomann, però andando a cercare su Thomann in realtà non c'è nel catalogo, quindi non lo so se deve ancora arrivare, arriverà, non lo so. Però secondo me dovete tenere d'occhio questo prodotto, perché è davvero davvero innovativo. Ovviamente sul sito potete trovare tutte quante le informazioni, anche qua dietro vedete che c'è praticamente una mappa della grandezza del vostro dito, potete mettere il vostro dito applicato sopra e vedere quant'è la grandezza, la larghezza che occupa, e di conseguenza scegliere le diverse dimensioni che sono disponibili. Di nuovo quattro dimensioni a step, però ovviamente con la pinza potete andare a stringerlo grazie a questa praticamente fessura. Genialata.
Vi lascio il link in descrizione se volete saperne di più. Come sempre lasciate un commento qua sotto, fatemi sapere cosa ne pensate di questo prodotto, secondo me davvero ottimo, e iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace. Ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao.